Urbinek. Era un rulla, un figlio della morte di Auschwitz. Dimostrava 3 anni circa. Nessuno sapeva niente di lui, non sapeva parlare, non aveva nome. Urbinek. Gliel'avevamo messo noi. Forse era stata una delle donne, una delle donne che aveva interpretato delle sillabe, una delle voci inarticolate che il piccolo ogni tanto emetteva. Era paralizzato dalle reni in giù, aveva le gambe atrofiche, sottili come stecchi, ma i suoi occhi, persi nel viso triangolare, smunto, saettavano terribilmente, vivi, pieni di richiesta, di volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo, la parola che gli mancava, perché nessuno si era curato di insegnargliela, il bisogno della parola premeva nello sguardo con una urgenza esplosiva, era uno sguardo selvaggio e umano, ma anche maturo e giudice, uno sguardo che nessuno di noi sapeva sostenere, tanto era carico di forza e di pena, nessuno di noi tranne Henek. Il mio vicino di letto, un ragazzo ungherese robusto di 15 anni, Henek, passava accanto alla cuccia di Urbinek metà delle sue giornate. Henek era materno più che paterno ed è abbastanza probabile che se la nostra convivenza nell'ospedale del Campo Grande si fosse protratta oltre un mese, da Henek Urbinek avrebbe imparato a parlare meglio da lui che dalle ragazze polacche, troppo tenere, troppo vane, che lo ubriacavano di carezze, di baci, ma poi fuggivano la sua intimità. Henek invece, tranquillo, testardo, si sedeva accanto a quella piccola sfinge, immune della potenza triste che ne emanava. Gli portava da mangiare, gli rassettava le coperte, lo puliva con le mani, abili, prive di ripugnanza, gli parlava in ungherese, con voce lenta e paziente. Dopo una settimana Henek annuncia, senza ombra di presunzione, serio, Urbinek dice parola. Che parola? Non sa. Parola difficile, non ungherese. Urbinek dice matesklo, masklo, matesklo, 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 era vero, era vero. Di notte tendevamo l'orecchio. Dall'angolo di Urbinek veniva ogni tanto un suono, matesklo, matesklo, matesklo. Non sempre lo stesso suono, per la verità. Ma era una parola articolata, o meglio, variazioni sperimentali intorno a un tema di parola. Urbinek continuò finché ebbe vita nei suoi esperimenti ostinati. Nei giorni seguenti tutti lo ascoltavamo in silenzio, ansiosi di capire, e tra di noi c'erano parlatori di tutte le lingue d'Europa, ma la parola di Urbinek rimase segreta. Non era un messaggio. Forse era il suo nome, seppure ne aveva avuto uno in sorte. Forse voleva dire mangiare, o pane, o carne, in boemo, come sosteneva con buoni argomenti uno di noi, il boemo. Uno ce n'era. Urbinek, che aveva 3 anni, che forse era nato ad Auschwitz. Urbinek, che non aveva mai visto un albero,
Urbine che aveva combattuto come un uomo fino all'ultimo respiro per conquistarsi l'entrata nel mondo degli uomini da cui una potenza bestiale lo aveva bandito. Urbinek, il senza nome, il cui minuscolo avambraccio era tatuato Auschwitz. Urbinek morì i primi giorni del marzo 1945, libero ma non redento. Nulla resta di lui. Egli testimonia attraverso queste mie parole.